Ben ritrovati a questo nuovo numero di Dolomiti Turismo. Quest'oggi parliamo del capoluogo di provincia, Belluno, e in particolare del Colle del Nevegal, che proprio in questi giorni torna alla ribalta grazie all'apertura della seggiovia e numerose novità. Ma su questo saluto e ringrazio Buonasera l'assessore Comune di Belluno ai lavori pubblici e a progetto voi. Nevegal, Franco Roccon. Allora, Franco, quindi proprio da questo fine settimana il Nevegal finalmente si è risolta la questione del passaggio degli impianti di risalita e quindi l'estate in Nevegal aspetta i turisti e gli ospiti bellunesi. Beh, questo è il lato significativo per cui abbiamo lavorato un po' tutti, no? Ognuno per i suoi compiti, noi per la parte amministrativa e gli altri per la parte della proprietà. È un bel segnale per il nostro colle, amato colle posso dire, è un bel segnale anche per i turisti del vicino Trevigiano, ma non solo del veneziano, che hanno proprietà su, hanno delle case, sono 1200 case, diciamo, appartamenti in utilizzo, quindi c'è una cosa. E aspettavano questo segnale forte da parte dell'avvio della seggiovia in questa giornata, in questo weekend. Sostanzialmente da domani si apre questa seggiovia fino all'8 di agosto, diciamo nei weekend, e poi Sì. tutti i giorni attorno al 20 di agosto, il cuore, diciamo, di Ferragosto. Ecco, un segnale importante perché gli investimenti che il Consorzio Tolomeo ritiene di mettere in piedi, come abbiamo sentito sulla conferenza stampa di questa mattina, ritiene di mettere in piedi investimenti importanti sul colle. Non sono chiacchiere, ovviamente non si espongono questi, sono abituati a lavorare nel contesto dello sci invernale, ma anche quello estivo, l'utilizzo delle stazioni sciistiche per l'aspetto estivo, che è anche l'aspetto importante, diciamo, per il nostro colle, visto un po' anche questo fattore climatico che sta cambiando. Quindi ci sarà l'opportunità di fare della bicicletta fuori, insomma, utilizzare le piste di downhill. C'è la Certo. possibilità ovviamente di utilizzare i sentieri, la sentieristica è importante nel navigare. Sarà importante portare su le persone in quota, anche la disabilità in qualche modo, no? Limitata, ma comunque. Ecco, a fronte di che cosa? A fronte di un progetto di sviluppo, come avvisava questa mattina il Consorzio Tolomeo, di sviluppo importante nel ripristinare anche i vecchi impianti, quello del Toronto e quello della Grava. Di parte nostra, l'impegno nostro è quello di portare a termine i lavori che abbiamo in corso, che è quello della Piazzale Nevegal, un intervento da circa 1 milione di euro che stiamo finendo, spero di finire per la metà di agosto. E che dà una riqualificazione dell'intera sosta del nostro colle. Verranno quindi Ecco. modificati i parcheggi o come verranno ampliati in No, sostanza, senza entrare chiaramente nel dettaglio, ma in i sostanza numeri come sono saranno sempre quelli. I piazzati? numeri sono sempre quelli. Abbiamo dato dell'arredo urbano, diciamo, a tutto il Ah, contesto. Chi ok. arriva nel colle deve avere una cartolina davanti a sé. Una dice: boh, che bel posto, no? Mi fermo. E abbiamo mantenuto gli stessi posti, sono 7 in meno per essere sincero, ma una dislocazione diversa, un Più posto ordinata, più più. ordinata, messa in sicurezza dei bambini che scendono dai minibus per andare verso le piste da sci. Insomma, abbiamo cercato di ottimizzare la questione della nuova illuminazione pubblica, dei passaggi pedonali messi in sicurezza, una distinzione ovviamente un piano di asfaltatura diverso. Insomma, abbiamo cercato davvero di ottimizzare il tutto e qui è 1 milione di euro. Aggiungo poi l'altro importante intervento che stiamo facendo, che è quello del laghetto, cosiddetto laghetto, ma sono 28.000 metri cubi di acqua, al servizio dell'antincendio in questo momento, che poi dovremo percorrere per dare acqua all'innevamento artificiale. Quindi Certo. è un intervento importante che mi è messo a fianco del rifugio La Grava. È un intervento che sia la popolazione, io ringrazio chi ha sollecitato e noi l'abbiamo preso in carico questa operazione, no? Perché è un'operazione che aiuta indubbiamente al mantenimento e anche di fare neve quando il meteo lo richiede, L'abbiamo non visto quando. lo Esatto. scorso inverno, purtroppo. Quindi obiettivo era con innevamento artificiale già dal prossimo inverno? Non credo, perché i tempi per la costruzione di questo laghetto arriveremo verso ottobre-novembre, quindi poi c'è il collaudo e tutta una serie di operazioni da mettere in moto e quindi anche il caricamento dell'acqua, l'utilizzo in antincendio inizialmente e poi successivamente
come utilizzo, io credo che si vada verso la prossima stagione, però insomma cerchiamo di ottimizzare davvero tempi, interventi e anche i costi naturalmente. Lì è 1.850.000 euro di intervento, quindi un intervento assolutamente importante e un segnale forte anche per gli operatori, certo, che spero che in questo momento anche gli operatori economici del Colle vedano questo sforzo sia nostro di parte pubblica ma anche soprattutto di parte privata che è il Consorzio Tolomeo. Certo. Uno sviluppo, uno spiraglio davvero importante, un faro, una luce insomma davanti, davvero interessante. Anche un segnale per gli investimenti privati degli operatori, per crederci nel Nevegal e anche per viverci, voglio dire, ha parlato di 1200 abitazioni, non sì, sono sì, poche ma sono sempre seconde case. Quindi anche per far capire che si può vivere stabilmente in Nevegal, oltre che come stazione turistica, e questo incrementando anche i servizi, è un po' tutto un cerchio che si deve chiudere, no? Giusto? Ma dico che intanto noi abbiamo, come istituzione, abbiamo creato le frazioni e abbiamo determinato che il Nevegal è una frazione. A fronte di ciò abbiamo stabilito anche che il sistema Trillo, che è quello del trasporto sì, pubblico urbano, arrivi in quota, quindi arrivi anche in piazzale Nevegal, su chiamata naturalmente, ed è un bel segnale, sì, no? Certo. È adesso ma è per tutto l'anno, quindi è un grande segnale che stiamo avviando. E poi per dire questa nostra movimentazione istituzionale avvenuta negli ultimi due anni anche con la questione per dire di chi, di investitori privati tipo stranieri che potevano investire sul Colle, ha movimentato una serie di cose. Intanto è andato venduto l'Olivier, l'hotel Olivier è andato venduto, gli stiamo ragionando con la proprietà nuova per creare della recettività che nel Colle manca al di là dell'aspetto privatistico. È andata venduta ovviamente la ex stazione della, della partenza della seggiovia del principale del Col di Pesce, quindi anche lì verrà fatta, almeno le progettazioni che abbiamo visto, una ristorazione nuova, un patio bello, insomma un ingresso diverso, un certo, impatto diverso anche per il piazzale. Quindi tutto questo movimentismo fa sì che ci sia dell'interesse sotto. Mi dicono, ma non ho dati da, mi dicono insomma che gli operatori economici, quelli che affittano le case su o che le vendono, l'aumento del valore delle case nel Colle è significativamente aumentato. Beh, questo vuol dire che insomma un po' di interesse c'è, certo, e non dimentichiamo che questa è l'unica stazione in tutto l'arco alpino in cui si possono vedere tre siti UNESCO. Uno sono, una è Venezia, naturalmente, certo, le nostre amate montagne dell'UNESCO e le colline del Prosecco. Quindi è l'unico posto in cui si certo, possono vedere tre siti UNESCO in un ambito così bello. Ci mettiamo anche Rocon, lo sport, la cultura, c'è anche un'associazione, We Love Nevegal, quindi il Consorzio Tolomeo ci crede e investe, il Comune ci crede e investe, c'è anche questa associazione che può dare quindi anche degli eventi di, per lo stimolo di vivere il Nevegal anche più delle normali stagioni, quindi estate e inverno, no? Ma hanno avuto la capacità di mettere assieme gli attori attuali e anche quelli al di fuori del contesto del Nevegal, se no per non restare in ambito così ristretto di cittadino. E quindi questo è We Love Nevegal, dice lo amiamo tutti, lo amiamo anche da Padova, da Venezia, da Brescia, e quindi ha aperto questa, è stata una mossa assolutamente intelligente, davvero importante, perché definisce un percorso anche di promozione di questo Colle, che è la prima stazione sciistica arrivando dalla pianura e che aiuta le stazioni sciistiche più blasonate tipo Alleghe piuttosto che altre, perché forma i primi sciatori che certo, vanno poi a sciare dall'altra parte. Quindi deve arrivare un gemellaggio con le stazioni sciistiche con Termini, perché questo è l'aspetto e la mission che il Nevegal ha sostanzialmente, no? Quindi ci dobbiamo fare tutti un passo avanti verso questo obiettivo, che è un obiettivo importante di avere un riscontro anche nel centro città di quella parte, fetta importante di turismo che arriva nel nostro Colle. Eh sì, certo, e anche i cittadini di Belluno, no? Avere la possibilità di andare a sciare oppure di andare a fare delle passeggiate vicino a casa, e Pietruisi anche vicino all'autostrada, perché non dimentichiamo che spesso nel clou delle stagioni turistiche c'è anche chiaramente il discorso degli incolonnamenti e della viabilità in Nevegal, in questo può essere un plus. Ecco, un ultimo sguardo sì, riguardo i servizi, Rocon, ecco, sì, i servizi sono importanti, la ristorazione, i bar, i rifugi, per far crescere la stazione servono questi servizi, ce ne sono abbastanza, ci si può credere verso il futuro anche in questo senso? Ma i segnali sono assolutamente positivi, accennavo prima all'acquisto di due immobili che erano sì, vecchi lì da fermi da tanti anni,
il segnale per cui l'operatore economico chiede di intervenire in questo contesto. Scusate. E quindi andiamo verso questa strada. È una strada importante che chiede a tutti gli attori pubblici e privati di fare il proprio dovere. E noi ci siamo nel senso dell'operatività. Se possiamo affiancare gli operatori economici su determinate operazioni, certo, questa di We Love Navigal è un'operazione interessante e importante, la svilupperemo assieme anche sull'aspetto della promozione di questo colle. Tutto giova, indubbiamente. Dare fiducia, parlarne positivamente, certo, è l'altro aspetto che anche noi come mentalità dovremmo cambiare. Vedo troppi post negativi, dico, no? Ecco, pensiamoci un po' di più prima di scrivere, no? 30 secondi prima di scrivere qualche post negativo nei confronti di una... Ne ho visti fin troppi in questi ultimi 6 mesi per dire che bisogna cambiare pagina. Ecco, gli attori che sono stati chiamati a farlo ci sono, e spero anche perché cambiare pagina non è facile, scrivere un post è poco, è qualche secondo, cambiare pagina, però ci ha fatto capire che la strada ora sembra tracciata e quindi si va avanti, vivendo quindi in Navigal da questo fine settimana per tutta l'estate, con la seggiovia aperta appunto per adesso soltanto nel weekend e dall'8 agosto poi per tutto il clou del periodo estivo. Franco Roccon, ti ringraziamo tantissimo per essere intervenuto, allora buon lavoro a te e a tutti gli amici del Navigal. Grazie a voi anche per questa chiacchierata che deve raggiungere i positivi, non i negativi. E grazie anche a Simone Tolotta alla regia, a voi tutti per la gentile visione e ascolto. L'appuntamento è rinnovato alla settimana prossima.